Il quadro davanti a te è la natura morta di Morandi. Il pittore ha dipinto bottiglie, vasi ed altri oggetti con colori scuri che trasmettono tristezza. Il colore base è il marrone. Gli oggetti sono posti su due piani. In primo piano, brillante in bianco. Vedi due bottiglie con ai fianchi due contenitori. Dietro, in secondo piano, ecco due cilindri, due brocche e un contenitore. Adesso giochiamo. Questi oggetti facciamoli diventare i personaggi di una fiaba. Guarda, le due bottiglie bianche sono una principessa e una regina. Tra di loro ecco il trono. Il re è il cilindro giallo di fianco alla regina. Dietro di lui spunta il collo blu di una bottiglia. Forse un servo ficcanaso? Gli altri quattro oggetti sono le guardie reali. Ti è piaciuto osservare questo quadro sotto forma di fiaba? Alcuni quadri per noi bambini sembrano non avere significato, invece usando l'immaginazione puoi rendere la loro osservazione più facile e gradevole. Questo davanti a te è una pala, cioè il quadro che sta dietro l'altare. Non si sa per certo chi ne sia l'autore. Rappresenta Maria su un trono con in braccio Gesù bambino, circondati da quattro angeli musicanti. A sinistra c'è inginocchiato San Giovanni Evangelista e a destra il beato Giacomo Filippo Bertoni. In questo grande quadro prevalgono i colori scuri, dal marrone all'azzurro cupo. Guarda il terreno, hai visto quante crepe? Probabilmente è stato il terremoto. L'uomo vestito di nero è Giacomo Filippo Bertoni. Com'è magro, non pensi anche tu? Dietro di lui c'è un serpente. Sai chi è? È il diavolo. Osserva il trono. È veramente bello, ma la cosa che mi piace di più sono i particolari scolpiti. Adamo ed Eva che mangiano la mela. Ai lati di Maria e davanti a lei ci sono gli angeli che suonano quattro strumenti diversi, come diverse sono le aureole e i vestiti. Adesso facciamo un gioco. Riesci a vedere quanti animali ci sono dipinti? Ti aiuto, c'è lo scorpione sul scudo, il serpente, l'uccellino stretto in mano da Gesù, i cavalli dei cavalieri, l'aquila. Questo grande quadro è di Justus Sustermans, un pittore stabilitosi a Firenze, dove inventò un modo di dipingere nuovo, con una pennellata larga e piena di colore. Nel quadro è rappresentato Carlo X re di Svezia, che visse dal 1622 al 1660. Guardalo bene, la sua espressione è neutra, cioè non esprime nessun sentimento. Lo sguardo è fisso su qualcuno o su qualcosa. Il viso è rotondo e anche un po' cicciotto. Il naso è perfetto. I baffi sono sottili e radi. Infine la bocca è quasi priva di labbra. I capelli, poi, lunghi, neri e ricci, sembra appena uscito dal salone di un parrucchiere, ma in realtà è una parrucca, così voleva la moda dell'epoca. Osserva ora com'è vestito. Il pittore ha dipinto solo la parte superiore del corpo del re, perciò, vedi, sembra una lunga giacca a maniche corte, con sotto una camicia bianca a maniche lunghe. Nota la magnificenza del bavero tutto ricamato, con attaccato in fondo un pompon, e la manica della camicia ornata di ricami e fiocchi. È un abito di sartoria, sicuramente, ma femminile. No, non è vero, sai, per quel periodo, il 1660, quello era il top della moda. Come sfondo, il pittore ha dipinto una tenda rossa che dà quasi l'impressione di essere a teatro. Certamente un re e la magnificenza del suo vestito lo rende molto elegante, ma al fisico, guarda bene, la mano è paffuta, il viso al doppio mento e la pancia sporge dalla camicia. Questo quadro è stato dipinto nel 1941 da Mario Maffai, vissuto a Roma dal 1902 al 1965. Il pittore ha usato colori ad olio su una tela e se tu osservi bene sembra che dall'ampolla verde esca del fumo. È la bravura dell'artista che ha dipinto lo sfondo usando le dita invece del pennello. Maffai usa colori scuri, non brillanti, che trasmettono tristezza. Sai, negli anni in cui l'ha dipinto era iniziata la Seconda Guerra Mondiale
e lui si sentiva angosciato. Ma ecco quel diavoletto rosso che esce da una caraffa. Un diavolo e una croce? Sì, proprio così. Il diavoletto ti mette allegria. Forse la guerra, pensa il pittore, finirà presto. Punta il tuo sguardo sul drappo rosso. Non ti sembra che debba uscire dal quadro? Beh, sicuramente questa è una natura morta molto strana. Particolare sia negli oggetti dipinti che nell'uso del colore. Forse perché anche il pittore lo era. Questo quadro è forse di Giovanni Battista Bertucci il Vecchio e ritrae Maria seduta su un trono con in braccio Gesù. Ai suoi lati, due a destra e due a sinistra, quattro persone che sono venute a trovarli. Se osservi bene due di loro, alla destra della Madonna, Giovanni Battista, e l'ultimo alla sua sinistra, Sant'Antonio da Padova, sembra che stiano guardando proprio te. Puoi notare che questo quadro è dipinto con colori scuri ma con uno sfondo dalle tonalità tenui. Tutti i personaggi, tranne Gesù, hanno qualcosa in mano. La Madonna un garofano, Giovanni Battista una croce, Sant'Antonio da Padova un ramo di gigli, Papa Celestino una croce e un libro, così come San Bernardino che tiene nella mano destra un libro. Interessanti sono le acconciature dei capelli dei due frati, ma ancor più le loro calzature, ciabatte che portiamo anche noi oggigiorno. L'unico scalzo è il Battista. Guarda le aureole di Bernardino da Siena, di Giovanni Battista, di Sant'Antonio. Sono gialle, mentre quella di Gesù è rossa, perché con quella il pittore ha voluto rappresentare il sangue e il dolore di Gesù. Vedi che cos'ha alla cintura Bernardino da Siena? Un cucchiaio? No, è una cinghia intagliata che serviva per bere alle fontane. Altro particolare interessante. Cerca sul gradino del trono, ti apparirà una scritta. L'anno in cui è stato dipinto il quadro e il signore che l'ha commissionato. Ciò che ha pagato il pittore perché lo dipingesse. Papa Celestino è dipinto con un sontuoso mantello rosso, ma la veste che porta è un umile saio, mentre sul capo indossa un copricapo con tre corone, il triregno. Il capolavoro di Biagio d'Antonio, nel quale è rappresentata l'Annunciazione, proviene dalla parrocchia di Fossolo ed entrò nella Pinacoteca nel 1887. Questo dipinto faceva parte probabilmente di un polittico, cioè più quadri che messi assieme formano un unico grande quadro. L'opera rappresenta l'Arcangelo Gabriele, che annuncia a Maria che diventerà la madre di Cristo, e se lo osservi nella sua intenerezza, noterai che i colori usati dall'artista sono chiari, danno luce e predomina il giallo. Infatti l'intera scena è illuminata dal sole, dal quale parte un raggio di luce, la mano di Dio, che manda sulla terra una colomba, simbolo di pace. Guarda, sono presenti quattro personaggi, la Madonna, l'Arcangelo Gabriele e altri due angeli, che di solito nell'Annunciazione non ci sono. Osserva bene questi ultimi due. Non ti sembra che a loro non interessi molto ciò che succede? Perché è molto interessante chiacchierare? Tutto è immobile, tranne il vestito arancione di un angelo, mosso da un invisibile vento. Sposta lo sguardo verso destra. Ecco l'Arcangelo Gabriele inginocchiato davanti a Maria, a cui sta donando dei gigli, simbolo di purezza. Le ali, sia degli angeli che di Gabriele, sono dipinti in modo insolito, attaccati direttamente alla spina dorsale. Maria è stata sorpresa dall'arcangelo mentre leggeva, e il libro è appoggiato sopra ad un leggio, che è un tutt'uno con il sedile, quasi a formare un trono, tutto decorato. Sembra che la scena si svolga in un cortile interno, con sul fondo una porta aperta che ci fa intravedere un magnifico giardino. Questo quadro è opera di Giorgio De Chirico ed è stato dipinto nel 1926. Alla prima occhiata vedi un paesaggio dipinto con colori ad olio, che però ricordano dei gessi sfumati tra di loro. In primo piano c'è un cavallo con a fianco un uomo. Dall'altro lato del cavallo la base di una colonna o di una statua. Che strano, né il cavallo né l'uomo hanno occhi, bocca, naso. Tutto appare fermo, immobile, tranne il cavallo e il mare dietro all'uomo. Osserva bene, la criniera e la coda del cavallo sono mossi da un vento invisibile e la sua zampa anteriore destra è sollevata. L'uomo al suo fianco, così non definito, sembra proprio una statua. Forse è un basamento di fianco al cavallo?
In secondo piano, il pittore ha disegnato un palazzo, ma non si capisce bene che cosa sia. Forse la parte laterale di una chiesa? Un museo? Nella facciata si aprono due arcate e se guardi bene sembra che al loro interno ci sia una folla di persone. Di fianco si innalza un'enorme costruzione. A me sembra una ciminiera, cioè un grande camino di una fabbrica che non c'è più. E a te? Forse l'artista ha lasciato libero chi guarda di immaginare, quindi di dare un proprio significato al suo lavoro. Il cassone è una specie di contenitore di vestiti, ma poteva essere utilizzato anche per contenere soldi e gioielli. Come vedi, è una grande cassa di legno tutta intagliata. Guarda al centro del coperchio, c'è un fiore dorato da cui partono molte ramificazioni, anch'esse dorate. Sai, il cassone era nato senza gambe, quelle che adesso gliene hanno aggiunte recentemente. In origine lo sfondo era blu, mentre adesso il passare del tempo lo ha fatto diventare scuro, quasi nero. Interessante la sua storia. Sembra che sia stato ordinato circa 600 anni fa dal signore di Faenza, Galeotto Manfredi, per la sua amante Cassandra Pavoni, che stava per diventare suora. Il grande camino che vedi è stato realizzato nella bottega di Desideri da Settimiano. È in pietra serena e proviene dalla casa di Manfredi. È tutto scolpito. Sul davanti, guarda, ci sono due angeli che tengono in mano una corona d'alloro. Dentro questa c'è un agnello legato ad una colonna. Interessanti sono gli strumenti medici accanto agli angeli. Potremmo chiamarli gli antenati dei bisturi usati da oggi dai chirurghi. Ai lati del camino, sia dalla parte destra che da quella sinistra, sono scolpiti dei festoni che terminano in alto con delle foglie d'arbusto, tipico della Grecia, l'acanto.